La seduta è ripresa. L'ordine del giorno reca lo svolgimento di interrogazioni a risposta immediata, alle quali risponderanno il Ministro per le Riforme Costituzionali e i Rapporti con il Parlamento, il Ministro delle Politiche Agricole, Alimentari e Forestali, il Ministro degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale e il Ministro dello Sviluppo Economico. La prima interrogazione all'ordine del giorno è la numero 3.1612 dei deputati Businarolo ed altri, concernente chiarimenti in merito a recenti notizie di stampa relative ad intercettazioni di conversazioni che coinvolgono il Presidente del Consiglio dei Ministri. Il deputato Daniele Pesco ha facoltà di illustrare l'interrogazione di cui è cofirmatario. Prego, onorevole. Grazie Presidente. Sul Fatto Quotidiano abbiamo letto di un pranzo tra il generale della Guardia di Finanza ad Inolfi, il boiardo di Stato Vincenzo Fortunato, l'attuale sindaco di Firenze Nardella, in cui i commensali accennano all'allora capo dello Stato Giorgio Napolitano come ricattabile perché l'ex capo della Polizia De Gennaro e Gianni Letta lo terrebbero, cito testualmente, per le palle. Sempre sul Fatto apprendiamo che lo stesso Renzi nel 2014, appena nominato segretario del PD, colloquia confidenzialmente con Adinolfi, che dirigeva il comparto Toscana Emilia Romagna, territorio dello stesso Renzi e di Bersani, fino a rivelargli la sua intenzione di scalzare Letta da capo del governo e sostituirsi a lui grazie all'aiuto di Berlusconi, con cui parrebbe aver stretto un accordo ancor prima dell'ormai noto patto del Nazareno. Il Presidente del Consiglio intende far chiarezza su queste vicende torbide fatte da ricatti e carriere costruite sui ricatti da parte di uomini così importanti dello Stato, che teoricamente dovrebbero portare l'onore di essere dei servitori dello Stato? Vogliamo Grazie. prendere atto che viviamo in uno Stato di Grazie, ricatto onorevole e non di Pesco. diritto? Grazie. Grazie. La ministra per le riforme costituzionali e i rapporti con il Parlamento, Maria Elena Boschi, ha facoltà di rispondere. Prego, ministra. Grazie Presidente. Probabilmente deluderò l'onorevole interrogante e quindi si dichiarerà non soddisfatto al termine, come sempre, ma il Governo ha intenzione di rispondere sui fatti, per rispetto alle istituzioni, in primis al Parlamento, non su supposizioni, ipotesi, forse addirittura illazioni. Il Governo deve rispondere sui fatti, il resto è legittimo, probabilmente appassionante per gli interessati al genere fantasy, ma non ha niente a che vedere con l'attività del Governo. Nell'interrogazione si fa riferimento a due circostanze: il pranzo citato con intercettazioni ambientali, e nulla ha da riferire su questo il Governo perché non sono coinvolti esponenti del Governo. Per quanto riguarda le intercettazioni sulla telefonata tra l'allora comandante interregionale della Guardia di Finanza